Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi mettiamo alla prova un po' di mascara ed è che variano dai prezzi high cost a quelli più abbordabili. Dunque, parleremo degli ultimi mascara che ho testato, quindi Idol di Lancôme, Mess Hauda Bare Harmony, che è uno degli ultimi usciti, il famosissimo Dark Love di Clio Makeup e Sephora Big by Definition, che è uno degli ultimi usciti anche in questo caso. Iniziamo con il test prove su strada. Allora, il primo che vi mostro è questo, Lancôme Lash Idol. Eccolo qui. È 8 ml, 34,90 euro. Mi sono segnata il prezzo. E andiamo a vedere l'applicatore, che è incurvato interamente in setole sintetiche. Allora, vi dico un po' di cose di questo mascara e poi vediamo con il test su strada. Questo mascara è stato super super pubblicizzato quando è uscito, ne si vedeva ovunque, pubblicità, televisione, internet, riviste. È un mascara che dice di avere un effetto liftante delle ciglia, quindi super incurvante, super liftante verso l'alto ed vediamo se davvero si comporta in questo modo. Test. Vi appoggio. Ok, allora, dunque, Lash Lift, tanto la formula in gel che deve asciugare ancora un pochino, è impossibile non sporcarsi, ma comunque ci mette un po' ad asciugare, quindi potete tranquillamente andarlo a rimuovere. Allora, ciglia allungate, lash lift, apertura dello sguardo del 140% ed è volume intenso ed è ciglia senza clamp free, ciglia senza non appesantite. 11:28, iniziamo ufficialmente questo test. Ed eccoci qui, allora 19 e 12, quindi iniziamo a vedere. Vi appoggio. Avete visto anche voi? Esatto, si comporta proprio in questo modo. Non è malvagio come mascara, però ha un effetto molto molto naturale, quindi ci vogliono davvero tante passate perché si veda bene e a me piacciono questi effetti dalle ciglia che si vedono. Effettivamente riesce ad acchiapparle bene grazie a questo applicatore ed è con tanti dentini in setole sintetiche, le aggrappa bene e le porta verso l'alto, però non è un mascara fissante, quindi non le tiene fissate verso l'alto. Mi aspettavo molto di più. Proprio sinceramente mi aspettavo molto di più. Bisogna fare molte passate, lavorarlo molto, stando attenti che però non diventi troppo ed è pastoso, perché se no diventa pesante, fa i grumi. Ecco. Non è un mascara waterproof, ma questo devo dire che ha una buona durata. Si strucca facilmente con qualunque struccante oleoso, bifasico. Questo
Assolutamente, senza stressare le ciglia e senza spezzarle. Quindi ci sta. Andiamo ora a un altro mascara. Andiamo in ordine di prezzo, credo. Non so, penso che questi due siano più o meno qui. Mesauda Bar Harmony. Eccolo qui. Allora, aspettate che io sto di prezzo. Ok. Qui no, 13,5 ml, 16,99 euro. Eccolo qui. Vi mostro l'applicatore. Ecco, qui ragioniamo bello cicciotto con le setole sintetiche. Ok. Allora, questo mascara permette di dare spessore le ciglia in curvatura ed allungare. Vediamo se è davvero così. Test. Allora, eccoci qui, 19:40, quindi 7 ore e 40 più o meno. Il risultato è questo. Il colore c'è. Ma ora vediamo come si comporta. Vi appoggio. Allora, ok, non ha perso pezzi. Unica cosa, facendo un pochino così piano, ecco, questo che si stacca non è ciglia, è proprio solo la parte del mascara. Però ho trovato una giornata di vento e anche lacrimando non si è sciolto, solamente proprio tirando un pochino, però ne ho trovate sinceramente molto molto peggi, anche di marchi più ed costosi, quindi si comporta abbastanza bene, direi. Bello nero. Quindi, test più che superato. Avete visto anche voi, è un mascara che non funziona male. Lascia le ciglia belle definite, non rilascia troppo prodotto ogni passata, quindi bisogna andare ad intensificare 2-3 volte per un risultato come piace a me. Attenzione perché se applicate troppo prodotto si vede, cioè è corposo, quindi se ne applicate oltre le 3 passate, quando guardate in alto vedete proprio le ciglia. Ed oltretutto inizia a perdere i pezzetti ed si sgretola, non è il suo. Quindi 2-3 passate al massimo. Però l'effetto c'è, mantiene abbastanza le promesse, non è il mio mascara preferito, ma assolutamente a mio avviso ci sta. Ci sta anche, visto, stavo guardando se c'era qualche altra cosa, ci sta, visto il prezzo, visto da testare, visto oltretutto che si rimuove facilmente con un qualunque struccante bifasico oleoso classico senza stressare le ciglia. Ma ora veniamo a uno dei mascara più chiacchierato ma anche famoso, che io però ho provato, se non mi cade, nella mini size, perché adesso sì, esiste anche la mini size, allora, che io apprezzo molto perché posso testare i mascara senza però andargli ad rischiare che si secchino, cosa che rischio spesso se ne apro troppi. Clio Makeup, questo è il Dark Love, ovviamente nella formula piccola, che
Si chiama Baby Dark Love. È una cosa che apprezzo. Mi è piaciuto questo fatto del Baby Dark Love. Andiamo a trovare il prezzo. Ok. Allora, quello del classico viene 14,50 euro. Quindi sì, sono andati in ordine di prezzo. Ce l'ho fatta, mentre questo qui che è un 5 ml viene 8,50 euro. A parità di quantità conviene quello full size, ma per testarlo e vedere, cioè per testarlo un paio di settimane, un mese, dipende da se lo usate tutti i giorni oppure no, e rischiare che poi lo lasciate lì e vi si secca, il mini size è perfetto. Applicatore bello cicciotto, setole sintetiche, belle lunghe, promette un effetto volumizzante, allungante e intensificante. Ci sta. C'è un mascara che è proprio. Stavo cercando se c'è qualcos'altro. No, un mascara che ha tutti gli effetti ed è con questo applicatore cicciotto può permettere di essere un bel mascara adatto a tutte. Ma si comporterà davvero così? Test. Ore 19, vediamo che cosa ha retto di questo mascara. Che è poi l'unica cosa che ha retto, perché l'altro resto è il trucco. Allora, vi appoggio così vediamo bene. Ok. Sulle ciglia un po' si sente, però non perde pezzi. Ne ha perso uno, ok, però non ne perde tanti. Se faccio così e non ne ha persi più. Era uno. Non si comporta male, non si comporta male, ma come vi ho già detto, o vi dirò o vi ripeterò, dopo un po' che ha aperto la formula diventa molto cremosa. Però non mi dispiace. E adesso lo andiamo a struccare con uno struccante bifasico, un burro, un olio. Quelli micellari ci vuole un po' di tempo, lo fate sciogliere e poi si scioglie. Avete visto anche voi il perché parlavo di travel size, questi formati piccoli? Perché il mascara subito, prima applicazioni, è bello nero, bello corposo, bello che allunga le ciglia, si vede fin dalle prime applicazioni, cioè si vede subito, due passate, avete delle ciglia wow, proprio sensazionali. Dopo una settimana inizia a diventare troppo corposo. Con due passate si abbassano tantissimo le ciglia, diventa corposo, si sgretola, fate così e si stacca da solo. È una formula bella, ma che andrebbe un attimino rivista perché il mascara è buono, ha un buon applicatore, ha tutte le carte in regola per essere un ottimo mascara, ma con il fatto che diventa troppo corposo. Ed quindi va dosato benissimo. Dopo una settimana di utilizzo va dosato tantissimo perché diventa troppo cremoso per tutti gli utilizzi, quindi troppo.
però rivista un attimo la formula oppure dosato a dovere è un ottimo mascara. Non è il mio preferito per ora, ma sicuramente Clio ha fatto un buon lavoro, può migliorare, ma ha fatto un ottimo lavoro. E ora veniamo sempre con i Travel Size all'ultimo, anche per prezzo. Questo è di Sephora, me l'ha stato inviato tempo fa, se vi ricordate, è il Big Buy Definition, volumizzante e moltiplicatore di effetti. Ok, forse effetto moltiplicatore, quindi volumizzante ed intensificante. Non lo so, allora, prezzo. 8,5 ml, 12,99 euro. Questo qui, che è un 5 ml, 5,99 euro. Allora, vi mostro subito l'applicatore come sempre. Questo è più sottile, fatto a punta con setole sintetiche, sempre, quindi proprio in setole. Ma come si è comportato? E mantiene davvero le promesse? Test. Ok, allora sono passate 7 ore e vi posso dire, l'avevo già testato, ma questo era un test con voi che non vedo l'ora di toglierlo, sinceramente. Allora, aspettate che ve lo mostro intanto, pianino, ok? Ha perso un po' in curvatura. Ma quello che potete vedere è che fa si sgretola a pezzetti, si sgretola proprio i pezzetti e tutto il giorno questi pezzetti che si sgretolano in questo modo, hai sempre qualcosa nell'occhio che senti nell'occhio, dà proprio fastidio. È venuta via anche una ciglia oltretutto. No, l'avevo già provato, quindi non è la prima impressione, e durante il giorno fa questo effetto. Oltretutto, se si bagna leggermente, proprio uno schizzo d'acqua, una goccia d'acqua, si diventa pastoso ed è cola. No. Ebbene sì, non volevo anticiparvelo, ma questo mascara mi ha fatto impazzire. Cioè impazzire nel senso che sono diventata matta a usarlo. Non mi è piaciuto assolutamente, nonostante i mascara di Sephora ultimamente mi piacciono, questo no, no, mi ha proprio fatto diventare matta. Tende a... Non è per niente pigmentato, bisogna fare tante passate ed è... l'effetto non mi è piaciuto per niente. Ogni volta che andavo ad applicare una volta, quando stava la passata, si toglieva quello che avevo applicato, fatto fatica sulle ciglia, non mi è piaciuto per niente. Oltretutto, con più passate, andava bene il risultato fatto di colore.
colore e intensità del colore, ma è diventato troppo corposo e quindi andava a staccarsi i pezzetti durante il giorno, abbassava le ciglia, cosa ho fatto di male? Un momento. E no, forse posso non, parliamo così. Durante la giornata vedevo proprio con la coda dell'occhio i pezzetti che erano attaccati solo in parte alle ciglia, quindi proprio dovevo toglierli. Assolutamente un effetto che non mi è piaciuto. Un mascara che non vi consiglio. Se vi piacciono o volete provare i mascara di Sephora, l'altro, quello prima, era sicuramente molto meglio. Il Big, no, questo è il Big. Ve lo scrivo. Vi scrivo qui sotto il nome perché sicuramente era molto molto più valido ad un prezzo onesto. E questo no, non mi ha fatto impazzire proprio per niente. E allora, fatemi sapere in questa carrellata veloce di mascara qual è il vostro preferito tra quelli che non ho bocciato. Il Lancôme sicuramente molto pubblicizzato, ma avete visto anche voi. Messauda sì, ma ci ho trovato qualcosa da dire anche questo. Clio mi è piaciuto, ma avete visto come si comporta la formula. E Sephora, fatemi sapere se a voi è dato un risultato diverso. E niente, io spero avete avuto un po' di compagnia con questo video, di esservi stata utile. Fatemi sapere se vi interessano i test dei mascara, perché io sono sempre alla ricerca di mascara. Io amo il mascara, è uno dei prodotti che utilizzo di più, anche solo come unico prodotto make-up. Ed voglio anche nei prodotti low cost oppure anche high cost, lo pretendo, ma low cost voglio che sia un prodotto performante. Quindi con questo è tutto e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!